Sì. Posto iniziale. Anche Junior Cup è perso da Irene e da Cavli. Comunque Cavli si è impegnato molto e Irene, nel senso, non hai niente da lamentarti. È gente molto forte quella che hai beccato. Quindi non essere duro con te stessa. Hai beccato gente con più esperienza. Che poi comunque sta molto lì, sta costando l'esperienza molto. Sì, esattamente. L'esperienza è quanto vuoi commentare sul tuo personaggio. Cioè alla fine Smash te lo devi anche un po' studiare. Nel senso, sì. C'è un sacco di cose. Oh, Tommy sta per fare una zero to death. Cioè, guarda che Cadley prima che facesse l'upset su Rigar e comunque giocasse iniziasse a essere. A contendersi comunque quello può essere una cosa che si contende da top 8. Cioè non è che ha iniziato già che era tutto bravissimo e tutto quanto. Esatto, ma nessuno di noi ha iniziato così, nessuno di noi ha iniziato che era bravissimo. Abbiamo tutti preso la nostra quantità molto grande di schiaffi. Cioè uno può avere un po' di talento magari, ma sì, la cosa migliore che ti posso dire è di non fustigarti e dire ok, mi impegnerò a provare a tornare la prossima volta. Se inizi a fustigarti ti vivi male e poi le devo più perché te lo stai vivendo male. Mica. Va bene Tommy. Tommy sta cucinando. Tommy ha pensato che il crosshair fosse un po' più grosso. Lì comunque. Okay. Mi sono preoccupato un secondo. Che vede, anche Tommy. Tommy intanto fa male perché non si può avere un Tommy mio. Poi un giorno all'inizio mi ha fatto il culo. Tra l'altro un giorno arrivato mi ha fatto il culo e ha detto che cazzo. Ma Tommy ha settato cartina per un 6, cioè nel senso. E poi sì, tipo vai, 2 anni dopo mi ha fatto il culo, è arrivato e ha fatto il secondo barra terzo secondo. Però cioè, Tommy si è fatto un sacco il culo, cioè nel senso. Tommy è quello che ha preso più schiaffi di tutti, secondo me. Lui, Cadli e Domenico sono quelli. Cioè lui, Cadli e Domenico sono quelli che sono presi più schiaffi di tutti prima di iniziare a essere fuori. Quindi non devi. Infatti, cioè alla fine abbiamo tutti le nostre migliorie. Soprattutto nessuno pensa che ti giudicherà perché hai fatto vedere che non ti piace. Cioè per carità veramente anche se qualcuno la fa me lo dice lo prendo scherzo che lo vedo la sussa esatto lo sfido a muore in matchup eia sì alla fine poi sta anche cioè non deve. Per quanto mi riguarda poi l'allenamento deve essere anche quello che fai da solo. Cos'è quel messaggio che avete di Minato? Un tizio che spammava City non esattamente raccomandabile. Siamo ufficialmente lasciati un major con i bot che spammano tutti i giorni. No, c'era tipo scritto letteralmente. E io voglio vedere streamer nude. Voglio vedere streamer nude. Lo no. Siamo proprio come un major, abbiamo anche i bot qua. Pazzesco. Boh, mai che bello. Comprensibile. Non riesco a fare niente. Molto bello. Come strano quel dash di Tommy. No, è iniziato a giocare da poco, quindi si seguirà. E allora? Sei perfettamente in tempo per imparare, scegliere un personaggio che ti piace. Tanto il gioco per evolversi si evolve. Nel senso, finché ti studi il tuo personaggio in relazione agli altri e ti alleni con gli altri. Ma anche da solo ti devi allenare. Cioè nel senso. È un processo lungo. Un processo lungo, non facile. Quindi, semplicemente non ti arrendere così. Capi? Non basarti su un risultato solo. Questa è una cosa molto importante. Non basarti su un risultato solo. All'inizio è normale. Non farai quanto vuoi. Poi appunto si è trovato gente che ha già molta esperienza, molta più esperienza. Non buttarti giù.
Cambio. E poi adesso cambiamo stereo, andiamo su Small. Il battlefield del Small. E vediamo un po'. Gabri si adatta, Gabri non si adatta, lo vediamo. Se è un'altra finale Tommy Cartina, sarà un'altra finale Tommy Cartina, non lo so. Noi che prova subito a seguire la con F-Tilt. Beh, che parato molto bene da Gabri. Adesso vediamo un po' se Tommy troverà la punish giusta, magari con limit. Potrebbe fare un bel cross slash tipo qua, non lo so. Mi richiamo. Lo prende credo solo tanto con l'ultimo colpo, non con tutti quanti. Dash attack che prende sotto il ledge, Gabri sta un po' troppo lì e Tommy ne approfitta. Tommy manca la grab, Gabri che fa, ne approfitta per fare down throw. Adesso rivediamo Gabri che sta scudando veramente tanto. È tutto oggi che lo fa. Tutto oggi che sta scudando. Ecco il down smash. Non credo che Tommy abbia il salto. E invece. E invece torna, ce l'aveva. Ottimo lavoro da parte di Tommy nel preservare il salto. Proprio nell'eventualità di in cui lui venisse colpito da una rapa, perché non aveva abbastanza tempo per caricarsi il limit, probabilmente fare un climb hazard dalle profondità dello stage. Adesso tra l'altro parlando di limite, quasi carico adesso, eccolo lì che ce l'ha. Usa un air dodge, adesso di nuovo il salto, deve trovare un modo safe per killare magari. Gabri che se ne va tutto sotto lo stage, Tommy penso che abbia dovuto usare il limite a forza perché stava per scadere comunque. Back throw e trova la kill Gabri. Che ti sei perso? Che mi sono perso? Vabbè. Continuiamo intanto qua. Gabri, sto scudo però, porca miseria, stai guardatelo un po'. Lo sta usando veramente veramente tanto. 163 intanto. Siamo situazione molto pericolosa per Gabri, dove un qualunque colpo di Tommy probabilmente gli darà la kill. Soprattutto adesso che il limite può seguire molto meglio. Dice eccolo lì, eliminato dall'esistenza. Finita la run. E back air, ancora una volta. Even di stock. Even di stock? Ah, credevo che Tommy avesse preso una stock prima. Vabbè. Anyway. Finito il limit. Probabilmente finito il limit. I 15 secondi sono scaduti. Adesso vediamo un po' come Tommy intende adeguarsi qua. Lui ancora si sbatte giù di percentuale, è molto greedy quel up smash. Torna comunque utilizzando il climb hazard, aveva il limit pronto pronto. Blade beam per stallare un po', un altro back air, lui carica il limit adesso, tre quarti pronto. Questi F-tilt spaziati, adesso sarà da vedere Gabri e di nuovo Tommy. Non esiste, questo è Winners Semis. E Semis? Ma siamo in Semis, hai vinto? Winners Semis non esiste. AIDS è prima di Quarters, Winners AIDS è tipo... Allora ecco perché avevo uno strano presentimento, cioè, vedi? Cioè, Winner 8 è tipo top 24, sì. Questo è top 6. Cioè, è come che mi sembrava uno strano presentimento. Ah, guarda la pagina di Smash TV quando cambieranno. Comunque, ancora una volta, la stock. Percentuali quasi even. Tommy che adesso ha una rapa dalla sua, usa immediatamente sullo scudo. Gabri che... Gabri che si prende la seconda parte del Climb Hazard. Un'altra cosa, un down air. Per fair per distanziare. Adesso Gabri ancora una volta con meno di metà scudo si prende un cross slash dritto in faccia. Tommy con il limit di nuovo circa due terzi, adesso quasi pronto air dodge per tornare, ha il limit carico quindi non gli serve tranquillo.
tranquillamente fare Climb Buzzard. È basso, un po' rischioso comunque. Se Gabri avesse pullato un'altra rapa avrebbe potuto chiudergli la stock magari con il timing giusto. Adesso è molto tesa per entrambi. Tommy che intanto prende un'altra rapa e il fair di Gabri che chiude seconda partita di questo tempo. Game 3, bandi Battlefield, Bastion e Smashville, e si va, sembrerebbe, su Stadium. Stadium. Tommy che parte con un po' di svantaggio di percentuale, mi è sembrato astico un secondo. Crosslash contro il dritto in base a Gabri che viene seguito subito da un Climb Buzzard. Adesso Tommy ha il controllo dello stage adesso. Cioè che non c'è troppo terreno a Gabri perché ha l'edge. Può trovare tante situazioni adesso. Fair, up tilt, non trova la fair subito dopo. Qualcun limite decisamente più difficile da gestire. Crosslash che purtroppo viene mancato e consente a Gabri di punire con un dash attack. Adesso ritorniamo in una situazione abbastanza even tra i due. Tommy adesso in svantaggio. Tecca la rapa! E la usa per tornare on stage. Scudo utilizzato per prendersi quel fair. Parry di Gabri. Shield poke? Non credo che Tommy abbia droppato scudo lì. 150. Tommy Max Rage, Limit pronto, ma anche lui a rischio di morte. Vediamo un po' se troverà prima lui la kill o Gabri. Crosslash che purtroppo mi è mancato, che non viene punito da Gabri adesso. Back throw, Tommy di nuovo il controllo dello stage e dell'edge. Dash attack sul neutral getup di Gabri per chiudere la prima stock, ma lui è ancora 158, molto rischioso. Per il punto di crosslash purtroppo però non è in grado di fare altro perché viene preso subito dal nair di Gabri. Adesso un altro crosslash. Può ancora back air per spaziare, questo back air che è fortissimo da parte di Cloud. Grab su Gabri. Prova a reggere la roll interna di Gabri con quel left smash, ma sfortunatamente è appena troppo avanti. Limit pronto adesso, torna tranquillamente sullo stage col salto. Blade Beam per chippare un po'. Dash attack di nuovo per mantenere il controllo, circa un terzo di carica del limit, quasi metà adesso direi che abbiamo appena superato la metà. Parry sul nair. Ancora un altro, giusto un pochino di limit. E back throw, limit quasi carico, manca veramente poco. Ancora rimane adesso, eccolo lì, è pronto a essere utilizzato. Si torna sempre in queste situazioni in cui entrambi sono even. Tommy! È andato troppo in basso.
andato un po' troppo in basso per quella kill e adesso potrebbe doverne pagare le conseguenze perché non ha più il vantaggio di stock. Limit a circa tre quarti, ancora una volta, verso lo scudo. Sempre con questi aerei spazzati, parry sul nerd di Gabri intanto, back air. Prova a seguire con un dash attack, ma Tommy riesce a fare tech roll out per evitare la punish. Col dash attack, cross slash che Gabri si prende dritto in faccia, un altro back air per mandarlo fuori stage. Tommy che voleva rischiarsela di nuovo, forse. E stare attento, Tommy non ha quasi limit adesso, up B ancora una volta. Parry sul back air, Gabriel riesce a punire con un dash attack. E qua Tommy deve stare molto molto attento. Oh no, la roll purtroppo. No. Ok, bello lì, bellissimo ritorno da parte di Tommy. Decide di non scliccare, tenersi il salto per bene finché non riesce a tornare. Perché ancora una volta back throw, Tommy fuori stage di nuovo. È morto? Sì, è morto. Non abbastanza tempo per caricare il limit e fare quella base. I due monopiatta e Battlefield. Sento come ban. Che si scambiano i loro proiettili. Tommy finalmente che riesce a connettere una grab. Beh, che up tilt, up air, un altro up air ancora. Tommy che si porta subito in pesante vantaggio, ma Gabri che procede subito con una combo delle solite sue. 64, 69, ancora even. Qua down air di Tommy, seguito dall'up air di Gabri. Tommy che adesso ha quasi finito il limit, scaderà tra pochi secondi. Eccolo lì, infatti. Un paio di back air ancora una volta. Viene preso purtroppo dall'ultimo colpo del down air. Adesso due si contendono nel centro dello stage. Tommy riesce a mantenere il controllo, però quasi uccide Gabri con un F-tilt all'edge. Gabri che torna impunito con il float. Tommy limit carico adesso. Non l'utilizza per tornare, è abbastanza la sua air dodge. Adesso ha tante opzioni, ancora più pericoloso. Gabri che deve stallare il limit, adesso si mantiene un po' troppo a legge, viene preso dal blade beam e adesso dal back air che chiude la sua stock, ma adesso Tommy comunque ha percentuale molto alta. E Gabri qua può fare tanto senza far guadagnare a Tommy troppo. Due up tilt, parry sul back air, cross slash da parte di Tommy che ha il limit carico adesso. Potrebbe seguire con un altro cross slash, no, seguirà col fair. Ecco lì il cross slash e trova la kill prestissimo, 96. 96 dopo il cross slash, Tommy ne approfitta per caricare un'altra metà del suo limit, la rage di Cloud che gli permette di trovare la kill su Gabri. Adesso Tommy in vantaggio di due stock. Ecco però la dotaise da parte di Gabri che si infrange sullo scudo di Tommy. La ouch, eccola qua, Tommy con limit carico, roll out. Pensate, care fair di Gabri sullo scudo. Blade beam da parte di Tommy, Gabri è già al 60%, 66. Tommy ha deciso di bloccare, dash attack vicinissimo a trovare la kill a 90. Cloud adesso max rage, dash attack non trova la kill, ottima idea da parte di Tommy. Adesso Tommy non deve essere greedy, ok, nair cross slash non prende,
Gabri non punisce purtroppo, missa l'up smash, adesso però col back air finalmente trova la kill, ma è a 100% praticamente. Tommy ha ancora una stop di vantaggio e comincia già a caricare il limit. Up smash, ma anche il bersaglio, Z-drop della rapa into doppio back air, F-throw adesso da parte di Gabri. Tommy il limit, Tommy adesso è il limit carico e Gabri deve stare ancora più attento, perché adesso un errore significa una punish enorme da parte di Tommy, che potrebbe tranquillamente significare la fine di questo game. Climb Hazard utilizzato, probabilmente il limite era già quasi finito, non ho tenuto traccia del tempo. Adesso un po' di carica, proprio qualcosina qualcosina, questi micro momenti in cui Tommy va a caricare il limit molto si mantiene safe. Magari qua sta utilizzando molto bene questa sua stock per cercare di ritrovare il vantaggio e possibilmente riportare la situazione in parità. Peach basta veramente poco per chiudere. Nair sullo scudo, Tommy non trova la punish, back air adesso però per mandare Gabri fuori e Tommy di nuovo il limit. Pronto a utilizzarlo senza paura lì, lo scudo di Gabri che se ne sta per andare. Tommy prova subito con un cross seguito da un F-smash, air dodge per tornare, get up attack dall'edge. E adesso Tommy qua ha varie opzioni, piuttosto safe, ha il back air, il classico life tilt, opzioni semplici. Gabri con un side B manda Tommy fuori, Tommy ritorna intanto quella B che mette un altro pochino di percentuale su Gabri, una percentuale che magari potrebbe importare per il finale. Tommy ha tranquillamente però adesso left tilt e chiude così la partita. E si va a game 5. Set movimentato. Andiamo un po' bandi FD Kalos e Yoshi. Visto lo stage, welp. E su Town. Game 5 su Town e adesso qui staremo a vedere. Basa da parte di Tommy, seguito subito da un back air, il limite quasi carico, manca veramente poco. Eccolo qui infatti, è arrivato il limit. Gabri che non sembra aver pullato alcun oggetto particolare e non si aspetta il ritorno col climb hazard da parte di Tommy. Ape intanto, non sono sicuro di che cosa abbia clankato, forse una smash, non lo so, ma intanto la hitbox del Fair viene estesa dall'impatto con la rapa. Credo fosse un down air quello da parte di Tommy, non so esattamente per quale motivo. Baker ancora una volta limit, carico adesso, prende la rapa Tommy, schiva quel Baker e climb hazard che non trova la kill, veramente poco però. Però questo basterà assolutamente. F tilt e siamo adesso in una situazione di vantaggio abbastanza evidente per Tommy, soltanto tra virgolette 66%, perché sappiamo tranquillamente quanto velocemente Peach è in grado di accumulare danni sui suoi avversari semplicemente colpendo, cioè vincendo semplici interazioni neutral. Infatti ecco qua Tommy già 95, 107 adesso, però ha il limit. Up throw, aspetta Gabri in aria. Adesso lì Tommy, nuovo qua, prova un crosslash un po' troppo lontano, prima di Vasar intanto per punire l'approccio di Gabri, un altro back air che non connette questa volta,
Comunque spazia molto bene qua intanto, cioè mette sempre pressione su Gabri. Spike del Fair. Adesso col Nair up tilt. Becker che viene schivato da Gabri in aria. Becker ancora una volta. Tommy's con questo controllo ferreo dello stage. E ha di nuovo il limit adesso. È ancora più pericoloso Becker e Tommy. Tommy con 107% e un il limit ancora. Volendo potrebbe fare qualcosa qua con il limite adesso, infatti eccolo lì, cross slash counter da parte di Gabri. Tiene il salto Tommy ma viene preso dal secondo down smash di Gabri all'edge. Cloud purtroppo con questa recovery, uno dei suoi più grandi punti di debolezza, che non è stato in grado di tornare. Tommy per adesso seguito con un altro cross slash, Gabri è già a 50, up tilt, Becker che non connette. Un altro cross slash da parte di Tommy, 81%, 95%, Gabri adesso in una situazione molto pericolosa, aiuto quel down air, lo stava per colpire, 116, limit carico, niente reso da parte di Tommy, cross slash che non va a buon fine, ma va a buon fine questo a Pair. E adesso il dash attack e chiude così il set Tommy, con due ottimi game finali.